Preside, inizia un nuovo corso nella nostra città, sono diversi i presidi che sono, hanno preso in mano le redini degli istituti. Cosa l'ha motivata ad accettare Crotone? Ad accettare Crotone innanzitutto l'interesse per questa bellissima città che si trova in un territorio che somiglia tantissimo alla mia Puglia. Io sono pugliese, sono della provincia di Brindisi e quindi ugualmente nel mio territorio c'è il mare, insomma, e c'è questo clima meraviglioso. Ma soprattutto la cosa molto importante della scelta di questo istituto è proprio il prestigio di questo liceo classico, che è il liceo storico per la città di Crotone. E spero di portare il mio modesto contributo al miglioramento dell'offerta formativa e alla crescita personale dei ragazzi ed educativa di tutto il territorio. Oggi la scuola è sempre più vicina a un know-how anche come formazione e quindi chiaramente questa rigenerazione delle scuole è importante per creare degli adulti consapevoli e soprattutto ben informati nel mondo della cultura. Certo, nel mondo della cultura, nella cosiddetta cittadinanza attiva e consapevole e nella tutela del patrimonio culturale. Noi siamo in una zona ricchissima da un punto di vista storico, dal punto di vista anche archeologico, io sono anche un archeologo dell'età classica e quindi sicuramente mi sento a casa nel vero senso della parola. È importante il liceo classico, è importante la formazione classica che ho ricevuto anch'io da adolescente perché è uno strumento in più, una marcia per la vita. Oggi c'è l'inaugurazione di quest'anno scolastico e questa cerimonia per i nuovi studenti che arrivano all'istituto. Certo, accogliamo le cosiddette matricole, cioè i ragazzi del primo anno, e spero che possano trascorrere con noi, insomma, un anno sereno all'insegna, ripeto, della crescita e quindi della formazione. Per lei è importante quindi la cultura, tenendo conto che se lei è un'archeologa metterà in campo diversi progetti. Sicuramente, innanzitutto visite guidate in tutto il territorio, non soltanto calabrese ma anche pugliese. E sono già stata contattata naturalmente, insomma, dai miei colleghi, da direttori vari, no, dei musei archeologici o di siti di interesse e sicuramente nel programma di visite guidate quindi ci sarà un'apertura molto importante al patrimonio storico e artistico in senso lato e culturale. Non mi dire che ti manco tanto, tanto, che torni a casa e poi ti strucchi con il pianto mentre fai due tiri.